Ciao amici, ciao a tutti, siamo contenti di essere di nuovo con voi nella lezione numero 8 e questa volta sarà una lezione molto toccante che sull'argomento della percezione della realtà. Noi parleremo di cose che non sono chiare, che non sono ovvie a tutti, ma loro alzeranno più di una domanda in voi. Ma prima di ogni altra cosa vogliamo dire ciao a una donna speciale che ci ha raggiunto oggi per la lezione, è entrata Marcia. Ciao Marcia. Allora, per conoscere Marcia, dici qualcosa su di te che interessa? Questo non era preparata? Ma noi facciamo sempre cose che non sono aspettate. Ho studiato da 10 anni qua in Israele la Kabbalah, anche in Germania, in Francia. Certamente molti degli studenti dall'altra parte degli studenti probabilmente mi conoscono, io conosco loro. Io ho provato molto, ma è difficile liberarsi da questo, ma io spero di farlo. Allora, puoi almeno leggere delle domande in qualsiasi lingua? Sì, io sarò contenta di leggere le domande, di pronunciarle correttamente, vuoi dire i nomi, certo. Allora, parliamo di questa lezione fascinosa con il Rav Lightman e da lì noi cominceremo la nostra lezione. Eccola, che qual è la differenza tra i sensi corporali con cui siamo abituati e i sensi spirituali per la qualità di d'azione. Anche i tuoi sensi corporali non sono corporali, ma questi è come tu dipingi te stesso nel tuo stato corrente. Ogni cosa è dentro il desiderio di ricevere. Pensa in questo modo, che ogni cosa che è dentro di noi sono discernimenti all'interno della volontà di ricevere. Non c'è nient'altro che questo e tutte le differenze sono nel modo in cui tu determini, nel modo in cui tu senti questo desiderio di ricevere, come tu vedi tutti i discernimenti, come li organizzi dentro di te. Tu puoi raggiungere attraverso questi scrutini, queste analisi, queste percezioni che tu senti, che tu sei nel mondo di Ein Sof, e lì tutto è eterno, tutto è santo, intero. E prima però tu cos'hai? Hai tutte queste cose da chiarire, l'hai chiarite nel modo sbagliato precedentemente. Allora, del mondo inferiore, che noi chiamiamo questo mondo, io sento me stesso che sono in un corpo, io sento me stesso che sono vivo e poi sono morto e altri stati come questi. È davvero così? Sì? Una volta questo era come io ho descritto le cose, quando eravamo tutti sognatori? Noi eravamo sognatori. Questo è una delle cose favorite che io sento dei cabalisti, che descrivono il risveglio delle persone al mondo spirituale, questo aprire i loro occhi e cominciare a capire veramente qual è la realtà, l'intera realtà della nostra vita. Precedentemente era come un sogno dove siamo nati, questo è tangibile, è molto faticoso. E attraverso la saggezza della Kabbalah noi riceviamo il vaso per veramente riuscire a svegliarci, come tu ti svegli da un sogno. Ci sono persone che si svegliano malamente, altre gradualmente, lentamente, ma in ogni caso la salvezza è nel risveglio. Questo processo di risveglio è come un processo di risveglio da un sogno. A cosa ci risvegliamo? Ci risvegliamo alla vera realtà. Che cos'è la vera realtà? Prima di rispondere a questo, che cos'è la realtà in generale, dobbiamo chiederci. Che cos'è la realtà? Esiste la realtà? Cosa dici? E perché la realtà sembra nel mondo in cui sembra? Perché? Perché tutto capita a noi? C'è qualcosa di che è gestibile? È tutta una coincidenza? Cosa io percepisco? È fuori di me? E dove prendo tutti questi pensieri dei desideri? All'improvviso io vedo delle cose?
Qual è la fonte di tutto questo? E la domanda è: c'è una vita dopo la morte? Quando il nostro corpo si deteriora e ci lascia? E questo, salutiamo questa vita, andiamo nel cielo e salutiamo tutti? E c'è anche questo problema di quello che noi chiamiamo forse altro mondo, dove finiamo, altra dimensione, cose che veramente immaginiamo come esistenti o come non esistenti. E davvero ogni cosa di cui noi parliamo, noi vogliamo sapere cos'è la connessione tra la realtà, chi governa la realtà, come comprenderla, come controllarla. Questo è quello che noi vogliamo conoscere e questo è quello che tutti gli scienziati vogliono scoprirli. Loro sono avanzati su questo desiderio della realtà, sono arrivati anche loro a questo. A te piace la scienza, vero? Sì, la scienza è quello che prova a studiare e di scoprire il significato della vita, i segreti della realtà. E tu allora cosa fai? Determini il fatto che noi viviamo nella realtà. Questa è la realtà. E se io non esisto, non c'è realtà. Senza di me non c'è realtà. Vuol dire che se io sono la realtà esiste. E questo è come noi la percepiamo. Solo da lì in poi puoi dimostrare che la realtà è relativa. Non esiste una realtà che esista in un certo mondo dove io vivo, muoio. No, non c'è una realtà. La realtà, scusatemi, sono andato troppo veloce, è per via del traduttore. Ciao David. Il nostro caro amico che sta traducendo in inglese e 21 altri amici stanno traducendo in tutta Europa, perché se io parlo troppo veloce loro poi alla fine della lezione vengono e mi sgridano con un... Allora, noi abbiamo parlato di questa decisione sulla realtà è assoluta, e allora abbiamo detto che la realtà, se noi ci muoviamo attraverso la realtà in diverse velocità, noi sperimentiamo diverse realtà, così come la fisica quantica lo dice, che la realtà non è solamente rilevante. Se io guardo qualcosa, io cambio la realtà. Quindi tutti i risultati dei miei studi su questo, sulla capire la realtà della materia, noi non possiamo sapere quello che succede nella materia, perché tutti gli scienziati hanno cambiato i parametri a seconda di chi guarda. Quindi l'osservatore modifica la cosa osservata e quindi la realtà è tra l'oggetto che io studio e colui che sta guardando l'oggetto. Allora qui arriva la saggezza della Kabbalah che dice: questo gioco che stai giocando è bello, ma fuori non c'è realtà, assolutamente non c'è la realtà. Un attimo, qui devo fare una domanda da Rita dalla Germania: se questo è un sogno, perché in questo sogno c'è sofferenza e morte? Se è veramente un sogno, non dovrebbe esserci la morte. Noi non dobbiamo veramente sentire la sofferenza, ma la sensazione è molto dura, e quindi in questa illusione che noi chiamiamo realtà c'è la sofferenza, c'è il dispiacere. Perché? E se davvero questo è solo un sogno, perché noi sentiamo la sofferenza anche degli altri allora? Queste sono due cose diverse. Nel livello del sogno, Rita, sicuramente io assumo che ognuno di noi che fa un sogno, è molto, se è un sogno molto bello, lui esperienza l'emozione della realtà. Noi lo proviamo questo, possiamo provare piacere nel sogno, perché quando siamo nel sogno noi possiamo anche pensare oltre a sentire. E con delle emozioni molto tangibili, anche se siamo nel sogno, anche se dormiamo, anche se dura pochi secondi, noi sentiamo molto forte. Noi non stiamo parlando di questo, noi stiamo dicendo come noi percepiamo la realtà e come abbiamo questi sensi di sentire l'esperienza della vita in un modo così tangibile. Allora, come fatica, come dispiacere, come piacere, in un modo tale che questo e ci porta via dall'illusione. Noi semplicemente siamo vivi, non possiamo dire che è semplicemente un'illusione. Cosa vuol dire un'illusione?
Io ho avuto un incidente in macchina e sono dovuto andare ad aggiustare e mi sono rotto le ossa. Allora, cos'è questo, tutto questa storia? E noi parleremo di tutto questo, del meccanismo della percezione della realtà, e quello che noi percepiamo è real, è veramente. I cabalisti, quando sono saliti in questa realtà reale, loro hanno sentito che c'è qualcosa fuori dalla scatola. Loro hanno sentito questa realtà all'interno della scatola, è per loro come un sogno, ma noi tocchiamoci, noi siamo reali e quindi non siamo un sogno. Allora cominciamo a parlare e a sognare, guardiamo un piccolo passaggio e poi continuiamo. Che cos'è la realtà? Az mayam tziut anachnu medabrim al ze vekama. Allora, che cos'è la realtà? Anche gli scienziati hanno analizzato questo. Noi descriviamo noi stessi come una scatola che percepisce, una scatola che ha cinque sensi. Vero? Ecco, allora disegniamo la scatola. Abbiamo cinque aperture. Siamo molto familiari con questi sensi. Allora abbiamo l'odore, l'ascolto, la vista, il tatto e attraverso questi cinque sensi noi percepiamo una certa realtà e ogni senso interpreta la realtà che come se fosse fuori dalla nostra percezione. Scriviamo qui il mio ego, qui sono io. Io, e attraverso questa scatola, noi sentiamo la realtà. Allora, diciamo per esempio il senso della vista. Parliamo della vista. È come tutto relativo. Allora, da di fuori arriva un certo pezzo di informazione che entra dentro di me. Ecco, facciamo il disegno dell'occhio. Non so se è bello, ma questo è un occhio, questo è il mio occhio, va bene? Ci sono persone che sono familiari con questo, che guardano, e tutta la storia inizia che questo è assorbito dentro di me nella parte arretrata dell'occhio, le persone che conoscono come la fotografia. Allora c'è questa parte posteriore dell'occhio, cosa fa? Qua c'è la retina, la retina? E la retina, innanzitutto c'è un'inversione del quadro, in effetti quello che arriva, un albero, è percepito da parte nostra dall'alto al basso e noi vediamo un quadro, un albero girato al contrario. Questa è la prima cosa di come funziona l'occhio e quindi il senso dall'alto al basso, al contrario, noi vediamo nella retina, noi vediamo verde e il marrone dell'albero. Allora io chiudo un occhio, chiudo l'altro, ho dei diversi a seconda dei diversi angoli io posso vedere diversamente e questo si muove in una parte del cervello di tutti i tipi di nervi e le dimensioni, i colori e dopo si muove attraverso le mie emozioni e così io posso vedere in un certo modo. Magari vicino a un albero mi dà la sensazione di essere abbracciato da un amico, appunto posso avere anche sensazioni diverse quando io vedo frutto vicino a un altro. Quindi seguendo tutta questa storia dentro di me io posso percepire dentro di me, dentro la scatola io cosa posso vedere? Non abbiamo il marrone, eccolo qua il marrone, quindi abbiamo il verde sopra, il marrone sotto, è una carota, no, questo non è una carota, sembra una candela. Se io voglio chiederti che cos'è questa informazione che mi arriva da fuori, che cos'è?
È vera? È veramente qualcosa dal fuori della mia percezione? O è all'interno della mia percezione? Allora abbiamo gli psicologi che si impegnano nella percezione, dottori, scienziati, che hanno cominciato a dubitare che ci sia veramente qualcosa fuori di me. Io non so cosa c'è fuori di me, io posso solo dire quello che ricevo dentro la mia percezione e quello che sento che possa essere. Allora cosa sta succedendo? Che ogni cosa dipende dal modo in cui io la interpreto, in cui io la sento, è l'influenza della luce su di me. Io non so cosa c'è fuori, io so quello che da fuori entra dentro di me. Allora noi sentiamo la sofferenza, la gioia, quello che percepisco, la mia suocera, cosa io percepisco della mia suocera? Allora, quello che io sento dentro dipende dai processi interni che io processo al fine di interpretare quello che mi entra da fuori. Possiamo chiamarlo vaso, possiamo chiamarlo cli. E ognuno che studia un po' di psicologia in generale va a cercare e trova tantissimi diversi modi di percepire la nostra percezione e vediamo come il nostro mondo è davvero matto e noi percepiamo il mondo attraverso le nostre percezioni, attraverso i nostri errori. La luna sembra grande, sembra piccola, dipende dalla nostra percezione. Ci sono molti esempi come questo. Allora perché vi dico tutto questo? Perché ci sono... c'è un altro esempio ancora, quell'esperimento di quegli occhiali e c'è quel specchio che tu giri al contrario e quindi tu fai questo per una settimana e l'intero mondo è dal basso all'alto. E cosa succede dopo una settimana? Che tu ti abitui e inverti tutte le immagini e cominci a invertire tutte le immagini come dovrebbe essere normalmente. E allora ogni volta che io sento di nuovo, io chiedo a me stesso: perché allora abbiamo miliardi di persone che vedono la stessa cosa? Questa è una domanda eccezionale. Perché allora le persone vedono similmente? Percepisce tutte queste persone che chiedono questa stessa cosa, che vedono la stessa cosa. Chi è che osserva tutti? Che tutti amano mangiare le carote. Chi è che lo dice? È nella tua percezione che tutte le persone pensano la stessa cosa. Chi è che percepisce questa cosa, che tutti percepiscono la stessa cosa? Chi è che vede questo? Chi è che decide questo? Chi è che lo sperienza? Sono io, certo, sei tu. Ma fuori di te succede veramente? Noi non diciamo di no, diciamo che non possiamo dirlo. Io voglio entrare in questa discussione molto interessante e dire che sembra veramente che tutti vedono la stessa cosa, che pensano la stessa cosa. E probabilmente noi facciamo tutti discorsi simili. Nella natura questo avviene, è come un gatto che vede tutto nella sua percezione. Il gatto vede in un certo modo, in modo diverso. Ognuno vede in modo diverso. E un cane anche lo vede in modo diverso, sulla base dell'odorato. Allora, cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che vogliamo capire che siamo all'inizio del mondo, che la scienza anche capisce che noi percepiamo la realtà in un modo molto, molto soggettivo. E il fatto che c'è un modo comune di vedere, allora noi andiamo in questa lezione, che cosa ci collega è il soggetto della percezione che noi tutti sentiamo, per esempio. Moshe ha dato un esempio della visione. Facciamo un esempio, quello che io sento. Cosa sento? Sento delle vibrazioni dentro il mio orecchio che entrano, a seconda della frequenza io capisco diversamente, che colpiscono i miei tamburi e lì cominciano a muoversi le spirali dentro del mio orecchio e a seconda di come vibrano io posso sentire delle cose diverse semplicemente muovendo all'interno dell'orecchio. Anche Moshe, tutto quello di tutti, anche nell'opera. Moshe davvero ama l'opera e io non amo l'opera, ma perché? Perché ci sono le vibrazioni degli strumenti che arrivano nelle mie orecchie
E Moshe piange quando sente questa cosa e io invece io non posso sentirlo. Io sto, mi addormento e comincio anche a russare perché queste vibrazioni non mi danno niente. Forse io potrei piangere perché tu stai russando. Sono molto interessato a questa discussione. Quello che succede nei miei occhi, nelle mie orecchie, sembra che tutto, ogni momento nella vita funzioni in modo così intenso. Nei miei occhi, nelle mie orecchie, tutto questo processo capita. Adesso ne parliamo subito in un minuto, che quello che è importante comprendere è che tutte queste spiegazioni dello scienziati noi non capiamo che cos'è questa essenza, ma cominciamo a sentirla, a percepirla quando c'è qualcosa che noi sentiamo dei nostri sensi e noi continuiamo, dipende dalla nostra percezione. E infatti la saggezza della Kabbalah ci dice che questi sensi non sono veramente fatti nei nostri nasi, nei nostri orecchie. Questi sensi sono semplicemente dei gradini di impressione che avvengono dentro di noi a seconda dei desideri che recepiscono la luce. Ecco la luce. E questo dicono i cabalisti. E le differenze tra i sensi sono diversi gradini delle mie impressioni, delle mie ispirazioni, della stessa realtà. Allora, leggiamo quello che dice il Bala Sulam nell'introduzione del libro dello Zohar. È un articolo che parla molto della percezione della realtà nel scritto dello Zohar, che veramente obbliga una diversa percezione della realtà. Se tu parli del Bala Sulam, ha scritto quattro introduzioni al libro dello Zohar e ognuno di queste quattro introduzioni ha un ruolo specifico e lui ci prepara al giusto approccio alla lettura di questo grande libro per poterlo percepire, per poterlo sentire. Allora il Bala Sulam, noi proviamo a imparare da lui, che ci cerca di dare le giuste basi per la percezione spirituale della realtà. Allora leggiamo quello che ci dice. Nella nostra percezione corporale, davanti ai nostri occhi, ci sono anche cose vere, nonostante che noi sappiamo che non abbiamo percezione dell'esistenza, come l'elettricità o anche i magneti che sono chiamati fluidi. Nonostante questo, chi può dire che questi nomi non siano reali quando noi in verità, in modo soddisfacente, conosciamo le loro azioni? Noi non possiamo essere indifferenti al fatto che non ci sia percezione dell'essenza del soggetto in stesso, vuol dire l'elettricità in se stessa. Questo nome è tangibile, è molto vicino a noi e noi lo possiamo percepire dai nostri sensi. Anche un piccolo bambino può sentire che cos'è l'elettricità ed è familiare all'elettricità, così come a parole come pane, zucchero e così via. Quindi cosa ci dice il Bala Sulam? Lui ci dice una cosa molto semplice. In effetti, anche se noi, per continuare quello che abbiamo detto prima, dell'essenza della saggezza della Kabbalah, che i nomi che i cabalisti scrivono sono sembrano astratti, ma non lo sono, sono molto tangibili. Anche se noi non abbiamo idea di loro, come l'elettricità, noi sappiamo tutti che cos'è l'elettricità, anche se non ne conosciamo l'essenza. Però è chiaro per noi che cos'è l'elettricità e noi siamo consci di che cosa fa, degli effetti che ha, anche se poi in realtà nessuno sa quale sia l'essenza dell'elettricità. Noi non conosciamo l'essenza, ne conosciamo gli effetti e quindi nella nostra vita noi possiamo percepire continuamente che cos'è l'elettricità, che cos'è questo tipo di energia, che cos'è, che è buona, e allora cosa ci può dare e quanto sia buona e quello che ci può dare. E noi sappiamo secondo le azioni che cos'è l'elettricità, cosa fa, gli vantaggi che ci dà, gli effetti che ci fa, ma quale che sia l'essenza dell'elettricità noi non la conosciamo. E allora noi non abbiamo in realtà l'esigenza di capire che cosa sia l'elettricità in se stessa, ma anche una mancanza, noi sappiamo un contatto con questa elettricità, ecco, possiamo fare il discorso.
disegno, come è bello questo disegno, noi abbiamo la spina e abbiamo la presa. Come facciamo che c'è l'elettricità qua? Perché noi vediamo l'effetto quando funziona. Ma che cos'è l'elettricità? Potrebbe essere qualsiasi tipo di cosa. Allora, cosa voglio dire io con questo? Che noi non abbiamo contatto in questo momento con l'essenza in se stessa, è qualcosa che è fuori di me. Non so che cos'è l'essenza della luce, però posso vedere gli effetti, posso vedere la guida che ci danno i cabalisti. Io non posso dire cosa c'è fuori di me, però io posso avere delle sensazioni dentro di me, a seconda dei fenomeni, usando i sensi. Noi, per esempio, l'acqua. Avete mai visto l'acqua in tutti i tipi di stati? Noi abbiamo quello. Allora, se tu vedi l'acqua, io posso sentirla, la posso assaggiare, la posso annusare, la posso vedere. Successivamente, se io la bollisco, diventa trasparente e scompare. E, oltre 100 gradi non c'è più l'acqua, non la sento più, non la vedo più, non la sento più. L'acqua scompare? No, non scompare. Tra lo stato libero c'è un'essenza che cambia, cambia la forma, ma l'essenza dell'acqua non è cambiata. Io non la sento più perché è uno stato diverso di accumulazione che i miei sensi non mi fanno più sentire. Allora, cosa dice l'essenza della Kabbalah del Baal HaSulam? Che io non so qual è l'essenza del pane, però il pane lo vedo tutti i giorni. E anche lui ha un bel, lo posso percepire, ha un buon odore, ma non so qual è la sua essenza. Ecco, questa è la nostra connessione con la realtà. Allora, abbiamo dei messaggi su questo argomento da Barcellona e anche da Brasile. Lui chiedono, sempre più studenti stanno chiedendo, è un sogno o un'illusione? Per cominciare, e inoltre ogni cosa che avviene nella mia vita, che attraverso la mia vita, ogni cosa che mi hanno detto nei miei genitori è un sogno o una realtà? È una realtà virtuale. Che cos'è? In verità, i cabalisti anche hanno chiamato il nostro mondo il mondo immaginario. Mondo dei fenomeni, ma in realtà, guardate, abbiamo già cominciato a sentirci confusi, siamo già nell'argomento difficile adesso. Allora, è giusto fare queste domande, però andiamo passo per passo. Non facciamo troppi salti, perché noi dobbiamo comprendere passo per passo la logica che ci vogliono comunicare i cabalisti. Ecco perché questa lezione è alla fine del semestre, perché non l'abbiamo fatta prima questa lezione. È una lezione complessa. I cabalisti, per ottenere la spiritualità e in generale il modo in cui vedono al mondo, è molto, sono principi molto importanti, chiamati il giudice può giudicare solo in base ai suoi occhi. Questo cosa vuol dire? Che fino a quando io non ottengo la realtà spirituale, io sono semplicemente nella realtà immaginaria di tutti i giorni. È un sogno, un'illusione? Sono stati che noi impariamo adesso, che noi cerchiamo di acquisire, ma è importante realizzare che questa è la mia realtà, questa è la realtà, questa è la mia vita, tutto è vero e queste cose che io ricevo sono strumenti tramite il quale esplorare, ricercare la vera realtà. Vedete com'è confuso l'argomento? Noi adesso possiamo andare più in profondità, lo scopo non è di confonderci, lo scopo è di percepire una nuova realtà seguendo i vari gradini. Allora una persona può arrivare a un nuovo gradino e superare tutta la confusione. L'ha detto prima il Ralph Reitman, che per ogni gradino spirituale tu acquisisci una nuova percezione, un nuovo sentimento, una nuova comprensione, una nuova intelligenza. Superando il nostro ego e scuotendo il nostro ego, parliamo in pratica come la Kabbalah spiega questa cosa della nostra percezione, il meccanismo della percezione.
Allora, come sempre, come dicono i cabalisti, noi siamo dentro il campo della luce. Questa è tutta la nostra realtà, la luce, come disegniamo qua, la luce di Ein Sof, che riempie l'intera realtà, e al sopra di questa luce noi abbiamo il nostro desiderio, il vaso, e abbiamo questo desiderio. È una materia, è così speciale, che è sensibile alla luce. Voi sapete, quello che noi facciamo, fotografie, è sensibile alla luce, e noi vediamo dentro il desiderio di questa Reshimot che è all'interno di noi, all'interno del desiderio. Ricordate la parola Reshimot, e allora arriva l'influenza della luce nel desiderio, influenza il desiderio da tutti i lati, e dentro il desiderio c'è la Reshimot. La luce e la Reshimot creano in noi un desiderio, un comune desiderio che noi tutti condividiamo, e questo quadro di una certa realtà, un quadro del mondo, della vita, della storia passata, questo è il quadro in cui noi viviamo. Questo quadro crea in noi ogni tanto una sensazione di me stesso. Ieri io mi sono alzato, ero io, e oggi ero io, non lo so. Sta di fatto che questo non è il caso. Infatti ogni Reshimot, disegniamo qua una grande Reshimot, è compresa da tante, una sequenza di situazioni che noi tutti dobbiamo attraversare fino in fondo. E infatti ogni volta io scopro me stesso sotto l'influenza della luce in un certo punto, ad esempio qua, in un nuovo stato. Sembra a me che questo sono io, ma in realtà io sono in un nuovo stato che è rivelato a me, e io devo cominciare ad agire, a disegnarlo, a interpretarlo in un certo modo con il mio nuovo ego. A quel punto l'esperienza mia crea diverse esperienze piacevoli, non piacevoli, ansietà, preoccupazione, ma ogni cosa è percepita in questo meccanismo mio che è chiamato la volontà di ricevere, con l'intenzione di ricevere. Io voglio solo fare le cose più ordinate per gli studenti, che abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, ricordate i 5 sensi, diciamo che questo è il nostro cervello, e tutto questo è quello che ha scoperto la scienza, è che attraverso questi 5 sensi noi riceviamo tutti i nostri segnali in gusto, in sensazione, vista, udito, gusto, e viene interpretato dal cervello. Vi diciamo che quello che ha scoperto i cabalisti è che c'è un sistema che è dietro di questo, tutta questa storia, dietro tutto il nostro corpo fisico, che noi scopriamo anche, è tutto immaginario anche, che è tutto chiamato il desiderio di ricevere tutto questo. Noi stiamo chiamando lo stato in cui le Reshimot sono registrazioni che arrivano a noi necessariamente dall'alto al basso, attraverso una cascata fino a questo posto, nella generale anima, attraverso la rottura, dove si mischiano tra di loro. Noi stiamo siamo operati dalla stessa spirituale, gli stessi spirituali geni, che si è chiamato Reshimot, e questo è espresso ogni volta in una Reshimot, poi in un altro stato si evolvono, in un altro momento, in un altro piacere o pena, e in accordo con queste Reshimot noi siamo programmiamo tutto il nostro desiderio di ricevere, e noi, in cui noi li viviamo, e in questo modo io percepisco la realtà. Per esempio, adesso sono un Reshimo di un, diciamo, per amore di questo argomento, di perché mia moglie è incinta. Cosa accade? All'improvviso, in un momento, io cammino in Tel Aviv, dove vivevo, e ci sono tante persone, tante donne che erano incinta, e non le vedevo in prima. E questo accade anche con i bambini. Ricordo
camminando con la mia più grande figlia in qualche parco a Tel Aviv, e anche c'erano altri padri che andavano in giro con le carrozzine con i bambini. Era pieno di bambini, un sacco di negozi per vestiti di bambini. Quindi ci sono cose che io non ero programmato per vedere prima. Quindi la realtà cambia, e quello che vedi fuori cambia anche se cambia la tua realtà interna. Diciamo che io ho imparato psicologia. C'è uno studio sull'attenzione. Guardiamo il diagramma, guardate cos'è il nostro desiderio. Noi siamo familiari con la vecchia scala del peso. Dentro la bilancia c'è una molla, cioè ci sono contrazioni. Cosa noi prendiamo da qua? Vedi, tu metti qualcosa qua, non so che cos'è, c'è questo qualcosa, chiamiamolo l'influenza della luce, che crea una pressione, una certa risposta in me, che io percepisco con i miei sensi. Ma quello che c'è dentro di me e che lo misura, cos'è? L'ego. Cos'è l'ego che noi riferiamo a questa scatola della nostra percezione? È un software. Che cosa io prendo da questo? Il massimo piacere con la minima sofferenza. E allora non è solo un ego, ma attraverso questo sistema, questo meccanismo, io percepisco nella mia intera vita tutta la realtà, in accordo a cosa? Ciò che io percepisco in questo intero campo di vita, di luce, che cosa io prendo da questo? Se tu vai indietro allo schizzo, io sento meglio o mi sento peggio. Niente di più di questo. Cosa appare? Cos'è questa cosa qua che mi sta influenzando? Il creatore, il mondo superiore, tutti i tipi di luce. Io non ho contatto con questo, non ho neanche l'abilità di sentirlo, sento solo il peso. Quindi noi siamo limitati. C'è un esempio che Amita e io amiamo. È una cosa di Rav Lightman, ricorda di Rabash, tanto senso di humor. C'è una semplice persona che ha detto: io ho sentito che ci sono persone che hanno vinto la lotteria, e allora lui dice: ho sentito che ci sono persone anche molto spaventate di incidenti stradali. Allora, riguardo tu dici, sai quante persone entrano e non la vincono la lotteria? Ma io devo essere unico. Ma tu quando arrivi a un incidente di macchina, c'è un incidente. Ah, questo non mi accadrà a me. Perché è così? Perché quando io parlo della lotteria, che quando ci sono una possibilità su milioni è zero, perché ognuno ha un flauto che ognuno sta danzando col flauto dell'amore per se stesso. Se riguardo la lotteria, sì, certo, mi accadrà. Se un incidente stradale, no, non mi accadrà mai. È una cosa che accade molto più spesso, ma io non penso che accadrà mai a me. Non molto tempo fa, hanno messo degli elettrodi sul nostro corpo per le informazioni che noi ricevevamo. Voi ricevete uno shock elettrico, parlo di un esperimento, il 50%, 20% fino a 1% la percezione di questa realtà, l'intensità della loro percezione non cambiava. Cioè, se capita 100% o 50%, la sua emozione non era cambiata. Cioè,
noi ignoriamo completamente la probabilità, noi completamente la ignoriamo perché qualcosa ci dice che quello che immagino sta per accadere, è incredibile. Io voglio completare la storia di Rav Ash e di quello che ho parlato, io percepisco e mangio la mia vita solo in accordo a quello che io sento che mi dà piacere, questo è quello che mi determina tutta la mia vita. E la lotteria mi dà piacere, allora io ci andrò. Quello che non mi dà piacere, io lo cancello. Lo cancello, la carro, incidente di scala di macchina, lo cancello. Quindi, tante persone ignorano quello che sta accadendo in Israele, che non è lo stesso meccanismo che è chiamato amor proprio. Amici nostri, ci ha dato un esempio. Immagina che tu hai un piccolo protettore, un dito di protettore che arriva. Che cosa possiamo prendere attraverso questa coppa piccolina? Tu devi usare un altro metodo per sentire la realtà, visto che c'è una grande quantità da percepire. Se noi stiamo godendo, che ragione abbiamo per goderci la percezione della realtà? Impariamo come cambiarla allora. Nella Polonia stanno chiedendo cosa esattamente è nel cambiamento della percezione della realtà, come noi possiamo cambiare quello che noi percepiamo, come possiamo? Questa domanda è tanti passi avanti. Guardiamo un clip. Io non so quanti anni fa l'abbiamo visto, che è stato montato, l'ho visto 8 anni fa ed era bello, bello, sì. Adesso, questo dopo il film What a Blip. Nell'archivio ci sono anche video di tanti scienziati quantistici incredibili. Io ricordo in Italia e ho visto questo clip. Adesso per noi questa è una preparazione per la lezione. Noi lo guarderemo di nuovo e noi eravamo stupefatti. L'abbiamo guardato di nuovo ed eravamo stupefatti. Guardiamo questo clip che si chiama Andare attraverso i muri. Ma andare attraverso, camminare attraverso i muri. Ricordate il film? L'avete visto? The Blip, What the Blip Do You Know? Noi abbiamo visto, come lo chiamate? Cosa comprendiamo di questo mondo? What the Blip Do We Know? È stato fatto da 8 internazionali ben conosciuti scienziati. Loro hanno dato un grande esempio, loro hanno detto che un indiano stava in spiaggia davanti all'oceano e guardava l'oceano e arriva una barca, una nave, la nave di Colombo, e lui non la vedeva. Perché lui non la può vedere? Perché lui non ha il modello nella sua mente di una barca. Questa grande costruzione che sta navigando nell'oceano, così lui non la può vedere, perché lui non ha un cli che può scoprire questa cosa. Prima cosa deve esserci un cli e poi può scoprire questa forma, lui può vestire questa cli. Dopo che, anni dopo, lui che ha costruito dentro la sua testa tutti i tipi di modelli, allora lui inizia a vederlo, gradualmente lui inizia a vedere questa nave. Quando lui lo vede, lui va dagli altri indiani e gli dice: ragazzi, vedete questo? Voi non lo vedete, io lo posso vedere, ma iniziate a immaginare che così è una grande costruzione, che è come una montagna che arriva sempre più vicino a noi.
E allora loro nella loro immaginazione costruiscono nella loro testa i cli, i vasi. Loro vogliono, possono vedere la nave. In verità c'è un difetto, perché la nave non esiste, esiste solo nella nostra immaginazione. Tutto il nostro mondo non esiste, è un'immaginazione, ma diciamo il prossimo stato, questo è il prossimo stato, ma quello che sto dicendo io, come questo esempio è buono, perché se noi non abbiamo il vaso, noi non riconosciamo niente fuori di noi, e come io costruisco il cli, il vaso in me, di quello che sta accadendo fuori di me, qualcuno deve dirmelo, deve dirmi riguardo a questo. Non c'è altra possibilità che quindi, per cui i cabalisti hanno scritto i libri per voi, per questo. Allora attraverso questi libri voi iniziate a immaginare cosa c'è fuori, e da queste immaginazioni e da queste fantasie lui gradualmente costruisce più forme di ogni tipo di dentro la sua testa, e allora lì certamente non sono corretti, ma gradualmente attraverso desiderando, tu inviti la luce a costruire forme in te che sono sempre di più vicine alla luce stessa, e allora tu inizi a raggiungere il punto in cui tu veramente vedi la luce, costruisce il kelim in te, il vaso. E se non lo sai, attorno a noi c'è adesso un mondo, ci sono mondi, non potete immaginare adesso cosa accade attorno a voi. Accanto a voi vuol dire che voi non percepite nella vostra percezione. Se oggi qualche uomo della caverna venisse qui, in questo mondo, come accade in qualche film, lui sarebbe camminando e sarebbe impressionato da tutto quello che accade. Lui non vedrebbe niente, non potrebbe vedere niente. Lui non riconoscerebbe queste cose come esistenti. Lui passerebbe dentro i muri di questo edificio. Lui potrebbe andare attraverso l'edificio, non lo sentirebbe, non ha i sensi, è materia, ma non è percepita da lui, quindi non esiste. Molto semplice: se noi solo un pochettino andiamo fuori da quello che noi siamo abituati, dentro un vero punto di quello che ci stanno dicendo i cabalisti, noi vedremo il mondo che ci sembrerebbe. Tutte quelle persone che vengono dalla teoria del quantistica, perché loro hanno trovato un pochettino della sensazione, perché loro stanno entrando in un mondo in cui c'è questa legge speculare, e all'improvviso ci sono cose, una cosa in due differenti posti, o che si accumulano in differenti modi. Allora lui inizia a vedere e raggiungono la stessa idea, che ogni cosa è rispetto al ricevente. Quindi passare attraverso il muro, no, il muro esiste solo rispetto a me. Cosa vuol dire rispetto a me? In accordo ai miei vasi, che se sono sviluppati o no. Una cosa straordinaria qua è che questo è tutta lezione di Kabbalah. Hanno chiesto tante domande, e questa è una delle più importanti lezioni della percezione della realtà. Ma noi qua non impariamo questo per essere sapienti. Voi ricordate qual è lo scopo del nostro studio? Non voglio essere intelligente o fare filosofia. Noi vogliamo solo sentire la realtà di cui parlano i cabalisti. Questo è esattamente quello che ci sta insegnando il Rav Lightman, come comprendere che se noi vogliamo avere contatto con il mondo spirituale fuori di noi, noi abbiamo bisogno di un cabalista, è quello che ha scritto. E poi loro iniziano a descrivere con il linguaggio dei rami. Tutte queste cose non sono ancora lì, però attraverso lo studio
con l'importanza che io prendo dai miei amici che mi dicono questo è importante, gradualmente nella mia percezione nuove forme, nuove emozioni nascono in me. E allora iniziamo con la giusta intenzione e l'ambiente di Facebook in ogni lezione, questo è che inizia a costruire a me la nuova percezione. Ogni mattina noi abbiamo una lezione di questo, ogni mattina con la lezione Live Lightman che ci dà sempre questi scritti di cabalisti, Balabash e Balasulam, sempre una percezione sempre più avanzata della realtà spirituale. È un altro passo, un altro passo, un altro passo. Molti dei nostri amici in Israele, nel mondo, lo fanno ogni giorno. Io vi invito a farlo una volta. Siete invitati venerdì, diciamo venerdì. Mettiamo le cose in ordine un po'. Ci sono tante informazioni, sono sicuro che voi siete più confusi ancora. Allora, cosa sta succedendo? Noi andiamo indietro al processo di sviluppo della scienza. È la saggezza della Kabbalah, che la Bella Sulam la chiama la madre di tutte le scienze. Cosa ci spiega? Che non c'è realtà fuori, è tutto dentro di noi, molto semplice, tutta la realtà è dentro di noi. In un minuto rispiegherò anche che cosa vediamo in accordo con la saggezza della Kabbalah. Ma c'è una semplice luce superiore, che noi non sappiamo che cos'è questa luce, noi sappiamo solo come rispondiamo a questa luce, solo come rispondere, come rispondiamo. Allora dalle nostre risposte, le azioni che noi facciamo verso quello che c'è fuori di me, noi studiamo la realtà. Da qui viene fuori che, come abbiamo spiegato riguardo all'elettricità e ai magneti, da qui molte domande vengono fuori, che se tutta la realtà è dentro di noi, allora tutta la mia vita e tutti i nostri periodi di differenti vita, anche luoghi fisici, tutto cade dentro di me. Cosa vuol dire? Veramente c'è qualcosa in più riguardo chi sono io, se io sto anche studiando tutto attraverso di me, attraverso l'azione. E Bala Sulam ha scritto in questa seconda citazione, questo forse vi confonderà ancora di più, lasciatemi dire questa cosa. Non c'è nessuna percezione nel creatore, nella stessa misura che non c'è ottenimento nell'assenza di sé in ogni creatura. Anche le cose tangibili che noi tocchiamo nel modo in cui nei nostri parenti non c'è niente più che una conoscenza delle azioni che nascono attraverso le associazioni che incontrano i nostri sensi, che ci rendono completa soddisfazione, anche se noi non abbiamo percezione dell'essenza del soggetto. Ancora di più, tu hai non nessuna percezione o raggiungimento, anche se della tua essenza, anche della tua stessa essenza, ogni cosa che tu sai sulla tua essenza non è niente di più che una serie di azioni che si estendono dalla tua essenza. Questo è in un modo molto semplice. Me stesso, come ha detto Moshe o Amit davanti a me, chi sono io? Se adesso io chiedo chi sono io, dirò io sono un insegnante di Kabbalah. Quando io dico a casa, io dirò papà. Quando vado da mia madre, lei mi dirà se è mio figlio. Vado a lavorare con altri attori e loro mi diranno tu sei il regista. Allora chi sono io? In accordo a che cosa io definisco me stesso ogni volta? In accordo alle mie azioni, come io interagisco con l'ambiente, allora io mi definisco. Io non so veramente chi sono, io ho qualche fantasia che ogni volta cambia rispetto alla risposta dell'ambiente, però. E questa è la realtà della mia vita.
un po' spaventa un po'. Io scopro la domanda delle persone nel modo più: chi sono io e perché io vivo? Questa è la domanda più profonda, che non è così, non spaventa molto, è anche incoraggiante, perché nella presente realtà ricordi questo disegno. Questo viene dall'influenza della vita, è qualcosa che io semplicemente vedo. È come io vedo che un desiderio si impressiona dalla luce e non esiste l'io. E anche l'azione che io faccio, le cose di cui parlo, lo sento e penso che sono io, ma no, non sono io. Così è come mi sta operando a me la luce, e del io è qualcosa veramente di diverso, e che noi non ci confondiamo. È importante capire, è importante veramente renderci conto che quello che noi dobbiamo fare è sempre aspirare verso un grado più alto. Io non voglio stare nel presente io, ma nel prossimo grado. Io credo che essenzialmente nella forma ancora di più voglio essere con la luce per scoprire il vero io. Un piccolo passo per... Allora, torniamo, cari amici, a parlare in merito alla nostra percezione e vediamo un po' le cose in generale. Allora, intorno a questo io sto parlando del fatto che dopo la rottura del desiderio, il desiderio si è rotto in un milione di pezzi, questo è l'io intorno all'avanzamento, quando il mondo cade in caduta dal mondo di Ein Sof, qui succede la rottura, la frammentazione, e poi tutte le piccole parti cadono e conseguono il livello di questo mondo. E dentro a questa caduta, insieme con questo, tutte le informazioni di quello che l'anima vive si accumula in questo gene spirituale che noi chiamiamo Reshimot, come records, registri. Tutte le informazioni di questo film, tutto quello che passiamo, diciamo, poi lo vedremo nel secondo semestre, questo si chiama Reshimot, o ricordo spirituale, gene spirituale, Reshimot. Noi parliamo in merito allo sviluppo nel quale noi avanziamo verso 100 migliaia di anni, eccetera. Allora, tutte queste Reshimot, tutte queste informazioni in merito a ciò che vive il Reshimot, allora lo raggruppiamo in un solo gene spirituale in noi, e questo si chiama il punto nel cuore. Questo desiderio iniziale che brama di conseguire la luce, che è più in là del cercare che c'è una mancanza di conoscenza, è lo stesso Reshimot. È questo stesso meccanismo che ci porta al grado superiore. Qui c'è l'intera Reshimot che è accumulata, e questa cosa attorno è il cuore, il mio egoistico desiderio. È molto interessante questo, ne viene fuori che la nostra percezione della realtà è questa. Noi abbiamo la luce, luce è costante, non cambia mai, lavora con lo scopo unico, luce, la luce lavora sulla Reshimot, che è dentro il mio desiderio. Disegniamo una Reshimot. L'immagine che è ricevuta nella Reshimot è il quadro di questo mondo. In questo mondo, questo è dove io percepisco la realtà in una data Reshimot, in un dato stato. Può essere un mondo spirituale, un altro mondo,
può essere in Azilut, alla fine della correzione, ma questa è la situazione. Da cosa dipende? Dipende da una cosa unica. E possiamo anche farla vedere come un proiettore, la luce come un proiettore che va attraverso la Reshimo e progetta una certa immagine per me, un quadro della mia vita. Qua ci sono io, qui c'è Amit, Marcia è qua vicino a noi con i capelli lunghi, e questa è l'immagine. Adesso da cosa dipende quello che io percepisco? Qualcosa dentro di me oppure qualcosa fuori di me? Da cosa dipende? Dalla relazione che io ho, naturalmente, fino a quale punto io sono in una seconda situazione in relazione all'assoluto, solo in modo della realtà unificata che è creata, perché abbiamo detto che i cabalisti hanno ottenuto uno sistema spirituale dicendo che il creatore è tutto, è solo uno ed è tutto, una cosa completa, e dal creatore stesso, la luce, questa energia riempie tutto dove io vivo, è un tutto. Quindi, di cosa parliamo? Chi sperimenta questo tutto? Che tutto è uno, che è infinito, la relazione infinita di amore tra di noi, la luce che scorre tra di noi, che tutto è corretto. Noi possiamo sentire questo stato adesso e andare attraverso l'intero processo. Ma perché noi sperimentiamo realtà diverse? Perché c'è la sofferenza, se la luce è dappertutto, i cabalisti ci dicono che tutto dipende dall'intenzione. Allora mettiamo qua l'intenzione, qua in rosso, è un filtro. Se io ho un'intenzione, allora la luce progetta sulla Reshimot, in questo quadro, ecco dove è percepito, sul mio desiderio, il desiderio della volontà di ricevere. Quindi, se io ho un'intenzione, io percepisco una giusta intenzione spirituale, io percepisco il mondo spirituale, non vedo più le cose del nostro mondo, ma vedo fuori dalla scatola. Ma se io non ho quell'intenzione, io semplicemente percepisco questo mondo. E quello che cambia le cose, qua nel mezzo, noi possiamo vedere l'intero mondo spirituale secondo il gradino della mia intenzione da 0 a 125, tutti i gradini di correzione, tutto dipende dal mio tipo di intenzione. Che cos'è la mia intenzione? E come ha detto, è il grado di connessione tra di noi, il tipo di connessione che c'è tra di noi, quanto io voglio essere in quello, quanto io voglio attivare il desiderio di d'azione, di unione, di connessione con gli altri. Infatti è possibile dire questo, che il mio intero vaso di percezione, tutte le mie sensazioni, non è qualcosa che io sento dentro di me come Moshe, ma le mie sensazioni io le posso sentire soltanto in tutte le possibili connessioni tra di noi, tutte le possibili integrazioni che noi possiamo avere tra di noi. Quello mi dà il quadro del mondo. Non esiste Moshe da solo, esiste soltanto una rete di connessione tra di noi, ed è lì che io posso sentire il mondo spirituale solo se ho la giusta intenzione. Se invece la mia intenzione è egoistica, io posso solo sentire me stesso. Altrimenti, con l'intenzione giusta, io posso vedere tutto il resto, tutto il mondo spirituale, e il mondo cambia grazie all'intenzione, a seconda del modo in cui io voglio essere connesso alle altre persone in questi diversi mondi. Se io riesco a gestire questa influenza della luce circostante, questo può cambiare la mia intenzione, io posso cominciare a sentire un mondo spirituale. Io non sono più nei miei sensi, non sono più in me stesso, e a quel punto, oltre i cinque sensi, le cinque sefirot, con cui io comincio a sentire il mondo spirituale. Tu vuoi disegnare qualcosa qui? Sì, mentre tu parlavi, io stavo disegnando. Allora, se ciascuno di noi è un tipo di scatola con cinque aperture,
1, 2, 3, 4, 5, le potete vedere in rosso, nel modo corporale. A quel punto io porto la ricezione, qui è come noi sentiamo il mondo, perché la percezione del nostro mondo è portata avanti perché noi abbiamo problemi a sentire la realtà da soli. Ricordate l'amore per se stessi, ed è così che noi percepiamo il mondo. Allora noi sentiamo il mondo in un modo separato, ognuno di noi è separato. Allora, cosa succede? Se noi sviluppiamo l'interna connessione tra di noi, vedete il verde che c'è qui, ognuno sviluppa questa connessione con gli altri, partendo dal punto del cuore, per risvegliare in noi, e noi siamo connessi a questo unico sistema. Cosa noi pensiamo di fare? Noi performiamo delle azioni che i cabalisti guidano in noi, che ci spiegano e ci danno l'opportunità di connetterci alla luce. Queste azioni davvero accadono in noi, e l'essenza di queste azioni è di salvare questo punti nel cuore dentro il nostro ego, e a quel punto, attraverso la giusta connessione tra di noi, noi possiamo costruire quella cosa che è chiamato uno schermo comune, un'intenzione, Kavanah, intenzione, una comune intenzione, e da quello diventerà chiaro come connetterci alla preghiera dei molti. Ma tutto diventa una nuova realtà nella quale ognuno di noi anche assorbe attraverso i cinque sensi, come ha detto Moshe, è una esatta replica di quello. I nostri sensi corporali sono replicati nei sensi spirituali che diventano Keter, Hokmah, Bina, Zerampim e Malkut. Ci sono molte domande su questo processo. John da UK chiede: perché noi abbiamo tutti questi numeri qui? 5, 30, 125, cosa ci dicono questi numeri? E c'è anche una domanda sull'essenza. Peter dalla Germania chiede: l'intenzione crea la connessione tra di me e il creatore? E la mia percezione del creatore? E questo ci porta esattamente... Tra l'altro, ma dove eri nella scorsa lezione, John? Non ti abbiamo ascoltato? Allora, in pratica, una cosa speciale sta andando avanti qua, e se tu non ti rispondo, rifammi la domanda. La luce influenza noi. Noi abbiamo due influenze della luce. Una è nel nostro punto del cuore, e la seconda egoistico desiderio. Attraverso il nostro egoistico desiderio, possiamo creare una connessione egoistica tra di noi. Noi sentiamo questa rete in questo mondo, il nostro mondo, la nostra vita, e questo è come influenza noi. Ma qual è l'azione della luce? Riempire, divertiti. Ma la mia intenzione oggi è solo di ricevere, io voglio solo godere. In pratica, cosa sta succedendo? La luce opera su di noi, io sto andando con la luce e io godo. Come godo? Con una intenzione egoistica a discapito degli altri. Come sfruttare gli altri? Ma se tu chiedi a tutti, loro ti dicono che sono saggi, ma cosa succede qui? In un tale caso io non sento l'azione della luce su di me, non ho connessione con la luce. Ci sono molte frequenze che vanno attraverso di noi, ma io non ho il vaso per misurare questa influenza.
Cosa succede nel nostro mondo? Abbiamo resistenza. Quando hai dato l'esempio sul suono, sulle orecchie, ci sono dei sensi che sono sviluppati in modo diverso. Allora io sento qualcosa, la stessa cosa, come il peso e così via. Torniamo all'esempio che quando parliamo dello schermo, dell'intenzione che abbiamo fatto vedere nel diagramma precedente, questo diagramma è la mia intenzione. Non è importante quale sia l'azione della luce. Quello che cambia la mia percezione è la mia intenzione. Quando io passo al dare all'amore degli altri e rinuncio al mio egoismo, percepisco delle cose nuove. Noi insieme operiamo in una nuova direzione. Non vogliamo più sfruttarci a vicenda, vogliamo aiutarci, vogliamo amarci, vogliamo sviluppare una nuova intenzione con l'aiuto della luce. E cosa significa questo? Avere una connessione dove noi equalizziamo la nostra forma a un più alto gradino di connessione, a un più avanzato stato nel quale noi eravamo prima della frammentazione. I cabalisti misurano questi stati a seconda dei numeri, a seconda dei vari gradi di nascondimento, e poi parleremo dei parzufim. Ogni parzuf è un diverso grado di connessione tra di noi, e la speciale qualità del parzuf è disegnato dal Reshimot. E quindi tutti i nostri ottenimenti spirituali è di emergere in una connessione unitaria tra tutti noi. Ad esempio, siete mai stati in altri spazi? No, io no, per adesso non ho avuto la possibilità di andare in altri spazi. Ok, okay, non voglio che sia una scusa, però... Quando noi parliamo del perché noi non vediamo la luce del sole, perché non c'è resistenza, nel momento in cui comincia a quel punto noi vediamo. Se noi cominciamo a sviluppare la nostra intenzione, il nostro sforzo comune, questo è molto importante. Se noi riveliamo il nostro sforzo di connetterci tra di noi, studiando la saggezza della Kabbalah, l'influenza della luce circostante con l'aiuto dell'ambiente, noi ci aiutiamo al fine di ottenere il Creatore. Questo è il nostro scopo. No, questo non è uno scopo in se stesso, questo è per ottenere il Creatore. E se noi facciamo tutto questo, noi creiamo qualcosa di solido, di resistente, sopra l'influenza della luce, sopra qualsiasi singola reshimot, qualsiasi incidente che è rivelato tra di noi qui, in tutto, noi possiamo sviluppare la corretta relazione tra di noi, la corretta percezione a qualcosa che non è dentro di me, ma è qualcosa che sta nell'unione tra di noi, nella connessione tra di noi, fuori di me. Questo vuol dire che fuori dal mio ego, fuori dalla mia percezione egoistica, è una percezione di connessione, di amore per gli altri. Questo è chiamato il Masak, lo schermo. Questo è chiamato in Kabbalah l'io, dove il vero io rivelato, perché lì c'è la scelta tra ricevere o dare e essere in, lì comincio a costruire me stesso nei gradini spirituali. Quindi dell'Argentina, Frank chiede, è la mia intenzione in questo schermo Masak che copre il mio ego, che mi permette di connettermi con gli altri? Sì, giusto. E c'è un'altra domanda qui. È corretto capire da UK? È l'azione della luce sempre la stessa, sempre costante? Sì. È solo la percezione dell'uomo che cambia? Non la percezione, è l'intenzione che cambia, che dà una nuova percezione. Com'è l'intenzione relazionata a questo? In altre parole, i cabalisti dicono su questo schermo qualcosa di più tangibile, familiare, forse la resistenza. La resistenza a andare in un posto nuovo, a cose che capitano a me.
La realtà cambia. Noi ne abbiamo parlato, la luce è costante, ma dall'altro lato, cambiando la mia intenzione, cambia la mia percezione, perché la Reshimo cambia. La Reshimo cambia, quando cambia, continua a cambiare in modo permanente fino ad arrivare alla correzione finale. Fino alla fine della correzione, tutte le reshimot che emergono in me, non importa se sono tragiche, comiche, qualsiasi tipo di reshimot, io vedrò il creatore che opera me nell'intero sistema. Io semplicemente ho bisogno di un'attitudine, io semplicemente ho bisogno dell'importanza di vedere in ogni incidente la mano del creatore, la voce del creatore. Io vi spiegherò in un momento come lo faremo in pratica, ma dobbiamo renderci conto del cambiamento, è un cambiamento psicologico. Nella mia percezione, ecco perché questa lezione è chiamata la percezione della realtà, perché non c'è realtà, esiste soltanto il modo in cui noi percepiamo questa realtà e noi cominciamo a lavorare e che invece di percepire la realtà dettagliata, frammentata, spezzettata, vediamo una nuova realtà in un nuovo ambiente dove insieme, usando i mezzi dei cabalisti, noi costruiamo noi stessi, costruiamo una nuova vita, un nuovo ambiente che ci dà aiuto, riformata la percezione, il paradigma, la consapevolezza, un nuovo modo dove non c'è più il me. Io voglio sentire me stesso, non voglio più sentire me stesso, voglio sentire noi. Stiamo insieme, avere un'attitudine nella direzione dell'amore degli altri, aiutare gli altri, occuparsi degli altri, cercare i modi per riempire gli altri. Perché? Perché in quel modo sento mille volte di più. E se io posso invertire il desiderio di sentire per me stesso e sostituirlo col desiderio di sentire per gli altri, a quel punto io potrò sentire molto di più, io insieme agli altri sentirò questa nuova realtà e sentirò questa nuova esistenza che mi aprirà e mi farà sentire l'amore tra di noi, e a quel punto dentro questa condivisa consapevolezza noi scopriremo che tutto è uno, come ci dicono i cabalisti. Adesso parleremo che l'albero rimarrà sempre un albero perché i miei occhi, nella percezione del Masak, dello schermo corretto, dello schermo tra di noi, noi avremo che i sensi non saranno più nel mondo del fenomeno, ma io mi alzerò al mondo delle radici. Per cui non sentirò più quello che succede semplicemente dentro di me, ma io sentirò la connessione con le forze che agiscono su di me. Queste forze io comincerò a sentire. Allora facciamo un breve riassunto. Facciamo l'esempio che fa sempre Rav. Andiamo avanti. Abbiamo frequenze fuori che io adesso non percepisco, è come con una radio che devo sintonizzare per trovare la giusta frequenza, e a quel punto manda, è come un transistor, come un radio transistor. Cerchi la giusta frequenza di equivalenza della forma e a quel punto potrai sentire delle cose nuove, avere un nuovo mondo. E la stessa cosa qui, se noi riusciamo a sintonizzarci, andare negli stati più avanzati, noi cominceremo a sentire la connessione con l'essenza del creatore. Cosa voglio far vedere qui? In riassunto. Questo è il nostro desiderio, la volontà di ricevere. Lo chiamiamo Kli, desiderio. Dentro c'è la Reshimot. Tutto quello che capita nella nostra vita fino alla fine della correzione. E poi abbiamo la luce che lavora su di me. Questa luce opera la Reshimot
sentirò i vari incidenti e secondo questo meccanismo di cui abbiamo parlato, di quello che è buono per me e quello che è cattivo per me, con i nostri studenti, John, Rosie, Steven e molti altri, che io non rimengo, adesso non ricordo tutti i nomi, la Romania, e se io sono con loro, mi unisco a loro in questa rete, noi vediamo che sopra il nostro desiderio c'è questa rete, noi alziamo l'importanza, creiamo questa connessione tra di noi in modo da unirci. Cos'è l'unica cosa, la cosa più bella, più importante per questo è di unirci? Andare al di là dei nostri desideri. Qual è la cosa più importante che io posso dare alle persone? Permettere alle persone di ottenere il creatore. Quindi il più grosso desiderio che posso riempire nelle persone è di aiutarle a rivelare il creatore. E quindi per me qualsiasi cosa che succede nella mia Reshimot, che sia buona o che sia cattiva, che vinca la lotteria o che perda, io devo andare sopra questo desiderio, andare nella sensazione della connessione tra di noi, e quello che succede è che la luce colpisce, ma non sono più impresso nella mia volontà di ricevere, io sono impresso nel mio nuovo desiderio, che è un desiderio sopra il mio desiderio, che è in questa rete di connessione tra di noi. Questo è il nuovo vaso e lì io posso sentire qualcosa che è chiamata la Hor Hozer, la luce che parte da qua, da questo schermo, e noi ne parleremo e secondo questo gradino noi rifletteremo indietro la luce al creatore e ne parleremo nel secondo semestre, ne parlate questa meccanica di cui abbiamo parlato fino adesso e nel studio delle 10 Sefirot e nello Zohar parla sempre della connessione che c'è tra di noi. Un'altra cosa da dire è che adesso noi realizziamo la meccanica quantistica. Tu non puoi avanzare oltre, tutto dipende dalla mia percezione. Se io sono quello che influenza con la mia percezione e io scopro questo nella realtà, quale realtà dentro di me, io capisco che tutto è filtrato dal mio egoismo, dalla mia volontà di ricevere. E questo devia tutto. E trasforma la realtà. Invece, quando io cambio, e come gli scienziati hanno rivelato che noi dobbiamo cambiare le nostre qualità per equalizzarci con quello che c'è fuori da noi, in questo modo noi avremo delle nuove percezioni, avremo la scienza superiore, noi cambieremo la Reshimot dentro di me e avremo una diversa scienza che comincerà a parlare di Parzufim, dei gradini. Questa scienza è chiamata la saggezza della Kabbalah. E questo risponde anche alla domanda di John sui numeri. Questo è esattamente perché la saggezza della Kabbalah è una scienza spirituale, è come la scienza del nostro mondo, come quella quantistica. Loro ricercano dentro la materia della volontà di ricevere, loro ricercano qualcosa che è fuori. E c'è anche una domanda qui di Frank d'Argentina, percepiamo con i cinque sensi e in effetti stiamo esplorando l'illusione in modo scientifico. L'inanimato, vegetativo animato, loro poi possono studiare i livelli della formazione dello spirituale dentro il vegetativo e l'animato, con geologia, botanica e tutte le scienze della vita e queste scienze anche fisica che studiano l'inanimato, tutte queste sono scienziati più o meno
quello che misuriamo, noi possiamo performare esperimenti e sviluppare metodo e dire ok, questo è come si sviluppa questa specie, questo fenomeno accade così da A, B, C, D e loro studiano correttamente cosa possono trovare, loro non possono trovare però la radice di tutto questo. Allora la saggezza e la Kabbalah, cosa possiamo studiare? Noi possiamo studiare solo se io vado a livello delle radici di Adamo, Adamo, l'uomo in se stesso, quando era in questo stato, in questa mutua connessione tra di noi, e noi siamo come uno, un essere unito che performa come il creatore, allora lì studiamo che cosa c'è in questi corpi, che sembra a noi che vivo corpi viventi come bestie e noi ci identifichiamo con loro come se io avessi un animale. Questo non è noi, ma me è un altro stato, un'altra dimensione di connessione e da lì io posso vedere chi attiva me, che cosa sta accadendo adesso, perché Obama ha fatto questo o non ha fatto quello e così via. Cioè io vedo ogni cosa che sta accadendo nella mia realtà veramente parallelo al fatto che io sento questo e ho visto come è accaduto, come accade. E io vedo l'albero come lo stesso albero. Se una bomba esplode, il mio desiderio di ricevere, io posso sentire che è esplosa nel mio desiderio di ricevere. Ma io veramente mi identifico con, non mi identifico con questo, è questo che mi permette di vedere nel mio desiderio di anche se è doloroso, ma questo è quello che, con cui mi identifico, con un'altra cosa da superiore, e mi dà la sensazione di una differente realtà. Vuoi dire che nella scienza io non posso esplorare me stesso, i miei fenomeni. Noi studiamo noi stessi come in un livello animato, come studiare il livello di Adamo. Noi dobbiamo andare sopra queste cose, una cosa in più prima di verso la parte pratica è che io devo realizzare, comprendere che la mia intera ripercezione della realtà è nella mia intenzione. Lui deve avere un'intenzione, ma per me connettermi con la sua, con la Masha, intenzione di Masha, fotografare il video, l'operatore, tutti i cabalisti, io devo cambiare la mia attitudine, io devo incollare me a loro. Ed è come se noi facciamo questo esempio di Rav Lightman, di questo stereogramma, che è questa macchia, e attraverso queste macchie io scopro l'immagine della frammentazione, l'immagine della frammentazione. Allora io incrocio i miei occhi, allora prendo questo focus, cos'è questo focus? In ogni piccola parte di questa Reshimot io stabilisco un'attitudine di connessione, ne parleremo nella prossima lezione, io stabilisco un'attitudine di connessione, quello che accade è che io supero la mia vista e io prendo in ogni passo la mia percezione miglioro. Perché è importante dire questo? Perché alla fine da questo dipende tutto. Me, tu, te. Ma la saggezza della Kabbalah invece ci dice, di fatto, io non devo accusare questo o quell'altro personale, c'è solo una frammentazione. E nella frammentazione è solo la mia attitudine, la mia percezione. Su cosa devo curare allora? Che io voglio correggere tutti o mettere in carcere tutti o devo correggere me stesso? Se io correggo la mia percezione, all'improvviso io vedrò un mondo bellissimo. Vedi quanto la saggezza della Kabbalah non è che è la cosa suprema, è così bella, è così divina, saggezza che sublima me per la nostra abilità di comprendere adesso che cos'è, perché tutta l'esistenza, l'intera creazione. Da un altro lato noi diciamo quanto bene organizzata, è molto pratica, è fatta per noi, perché
Cosa fa? Porta una persona in uno stato in cui deve avere a che fare con se stesso e iniziare ad adattare i suoi sensi, con i suoi sensi, con la sua, prendere la sua responsabilità nella sua vita. Osserva solo, anche questo, non importa che qualità hai, che carattere hai, io ok, sono responsabile di tutto, tutto è, dipende da me, devo cambiare me stesso. Ok, io inizierò a lavorare. Da questo punto noi iniziamo a comprendere e fare esperienza la mancanza di forze che noi abbiamo e quanto noi siamo interdipendenti dalle altre persone. Questo può darmi quello che mi serve per progredire dall'UK, dall'Unione Gran Bretagna, credono. Come cambia la percezione della realtà? Come vediamo le indicazioni per iniziare? Ma questo ci porta al prossimo punto, perché non è solo come io lo so, c'è una domanda, anche prima della realtà si è cambiata, lasciaci chiedere una cosa, dov'è questo lavoro di cambiare la percezione della realtà è fatta? Dov'è che risiede? Facciamo esplodere il nostro cervello, ma dov'è questo posto? E qui noi andiamo indietro a quello di cui abbiamo parlato. Andiamo al workshop, al cerchio. Questo è il posto in cui lavorare, lo ricordate? Che è quello che diciamo, quello che abbiamo detto nell'ultima lezione. Io voglio che noi leggiamo la citazione di ciò che ha detto Bala Sulam. L'ha detto più di 70 anni fa riguardo alla percezione delle creature. Dice il senso della vista, quando noi vediamo di fronte a noi un grande mondo, noi non vediamo veramente tutto ciò, solo nella nostra internalità, cioè nella nostra mente interna. C'è come una macchina fotografica che porta tutto quello che ci appare e non niente di quello che c'è fuori. E questo è fatto per noi nel nostro cervello come uno specchio che inverte tutto, che così che noi vediamo un cervello davanti alla nostra mente. Quello che noi vediamo non è una cosa vera. Nonostante questo, vedi quanto Bala Sulam parla qui, quanto parlare la saggezza della Kabbalah, tutta l'intenzione allo scopo di innalzarci, che tutto, che fuori di noi non c'è niente. Noi dovremmo essere così grati alla provvidenza del Creatore perché ha creato questo specchio nel nostro cervello per vedere e percepire tutto fuori di noi. Quindi nelle relazioni che abbiamo, nel desiderio di ricevere, questo è così perché ci ha dato la possibilità di percepire tutto per conoscenza e ottenimento, per ottenere il mondo superiore, è dall'interno e da fuori. È quello che sento dall'interno. Senza di questo io perderei la maggior parte della nostra percezione. È la rottura in cui noi siamo tutti come un qui unico connesso, che c'è la luce superiore, e dopo la rottura è rotta in pezzi, tutti noi sentiamo noi stessi di cosa sta parlando, chi sono le altre persone. Se io ho bisogno di correggere la mia percezione, io ho bisogno di andare fuori me stesso, come io tiro me stesso fuori. Ho anche una domanda dalla Spagna, cos'è questa cosa della libertà di scelta? Marco dall'Italia chiede anche, dovrei praticare che percezione ne altruistica, come posso fare per andare fuori dal mio ego? Come faccio questo? Quello è il nome della
Donna della Spagna. Allora, io ho già fatto già questo prima. Qui siamo. Qui questo non abbiamo ancora provato questo. Quello che sto per dire è che veramente noi abbiamo tutte le condizioni necessarie per fare questo lavoro. Certamente in ogni lezione in cui noi adesso ci vediamo insieme, in un tipo di spazio in cui uniamo tutti mente e cuore per ottenere la spiritualità, noi siamo in un'emozione, poi noi siamo già in un tipo di emozione verso la equivalenza di forma, e allora noi possiamo continuare a praticare questo in Facebook, nei gruppi di Facebook, un 100%, noi abbiamo l'abilità di incontrare fisicamente, avremo questo nel congresso presto. Allora io questo, nella connessione del cerchio, io faccio questa pratica, è nel workshop, il seminario. Se noi siamo rotti, allora io come vado fuori me stesso o qualcosa che è fuori? L'unica cosa che posso andare verso cui posso andare fuori sei tu. Di andare fuori me stesso con la mia attitudine di andare fuori verso la connessione per gli altri. Workshop, questo cerchio, tu ricordi un tale schermo che chiamiamo intenzione. Vediamo questo anche qua, uno schermo e anche quello che abbiamo disegnato prima. Sto bruciando questa penna. Cosa ho disegnato qua? Questo schermo è l'intenzione, è un workshop e lavora come una lente che si concentra la luce alla sua corretta influenza. Il cerchio diventa, nella corretta relazione tra di noi, nello sforzo che noi tutti facciamo. E noi ricordiamo, spero che voi avete guardato il workshop di Rav Lightman che chiedeva domande e discuteva questa domanda, ma tutte le domande rappresentano solo mancanza di connessione tra noi, perché nella connessione noi troveremo la soluzione per tutti. E non ci sono domande, e noi grazie alla connessione, grazie alle buone relazioni e poche regole che abbiamo detto, noi non rispondendo alle domande, sopra tutto ciò, sopra questo desiderio, sopra questo vaso che vedete, noi stiamo correggendo il nostro massacro, il nostro schermo, la buona relazione in cui vogliamo sentire un centro tra di noi, un centro caldo, come una sfera di lampone, una calda sensazione della sensazione di uno tra di noi. E in questa sensazione, in questo posto, c'è il nostro posto mutuo in cui ognuno di noi, dalla rete della connessione tra di noi, va fuori dal suo ego. Amit forse mi aiuterà, non è per mancini questo meccanismo, fuori di sé, i suoi amici lo aiuteranno. Cosa voglio fare? Voglio aiutarli più che posso a scoprire la rete di relazioni, del calore, dell'amore tra di noi. E questo è quello che i cabalisti hanno fatto attraverso tutte le generazioni. Una volta tra insegnanti e studenti e anche tra due possiamo riscoprire ogni possibile connessione, e oggi abbiamo bisogno almeno 10 studenti, 4 o 5 che si siedono e loro analizzano tutte le possibili integrazioni tra di loro nella loro buona relazione. Quindi dal livello di Adamo io posso esplorare il livello animato e vegetativo, quindi allo scopo di studiare il livello di Adamo. Io posso fare questo dall'essere insieme in questo gruppo di persone, sono lì, sono sopra il livello presente. Io ti sorprenderò, tu stai chiedendomi queste
Domanda, mettiamola così, quanti anni fa, no, quanti anni, da quanti anni noi facciamo workshop? 3 anni? Tu hai partecipato a tutti i workshop, dimmi, cosa senti quando tu lavori in un workshop? Cosa succede lì? Cosa ti senti? Io mi sento molto fortemente una connessione tra di noi, io non posso dire che io posso esplorare chi è Adamo, chi è umano da questo network, forse non ho raggiunto questo punto, però tutto quello che hai detto è corretto, tu perdi te stesso, tu senti il network, tu senti la connessione tra tutti, io so qual è il livello, io discopro me stesso, io forse non esisto dopo questo punto. Io arrivo al workshop, per esempio, io voglio già divorare tutti, voglio essere connesso. Come io arrivo, per esempio, o forse non così tanto, persone dicono cose, allora loro si iniziano a sentire, ma io mi sento l'assistenza, rigetto, tutte cose che fa il mio ego, e io poi se centro del workshop, allora cosa faccio? Che non c'è niente da esplorare, perché io scompaio. Io sono andato, scompaio in questo. Prima cosa, chiamiamo questo lo stato di esplorazione. Cosa scopriamo in un workshop? È che tu veramente hai fatto, non cerchi più. Siamo in una reciprocità, in modo che uno va sempre più profondamente sulle domande del Rav, che diventano sempre più interne. Allora iniziamo andando all'interno del fenomeno, discernimenti comuni verso il fenomeno, tutto diventa un misto che è a un punto molto emozionante che non appartiene a nessuno, ma c'è qualcosa in questo studio che non è lo scopo nel primo stato. Lo scopo nel primo stadio è sentire il caldo centro tra di noi, che è abbastanza per noi anche nell'intenzione dello studio, e noi quando inizieremo a avere il workshop proveremo molto di più durante la lezione, dove tutti stanno parlando insieme in una buona organizzata maniera, in accordo a certe regole. Allora noi possiamo esercitare il mio desiderio e vediamo quanto io voglio, quanto non voglio esercitare il mio desiderio nel intuffarmi di più per scoprire chi è quello, ma non mi appartiene. E poi faccio uno sforzo e lascio questo me immaginario dietro, con tutto il mio intelletto, con tutte le mie emozioni, e io tutto quello che mi sono portato, la mia cultura, tutto è buono, io uso tutto, però io voglio veramente, in questa intenzione di workshop, voglio focalizzarmi nel mio punto nel cuore e nel punto nel cuore dei miei amici e lasciare solo questo, nella connessione tra i punti. Quindi c'è solo me, da una percezione di me a una percezione di noi passiamo. Noi creiamo questo comune centro in accordo a delle regole, dove non c'è nessuna differenza, noi iniziamo a sentire ci sono nuovi sensi che diventa come un tipo di sensore, è un network, noi scopriamo come andare fuori da noi stessi e sentire fenomeni che accadono tra di noi e non sono dentro il mio ego, viene fuori che è la luce. Che noi iniziamo a disegnare la luce, opera sul mio ego e mi dà comandamenti di goderli, di esplorarli, che loro sono di più di quello che sono. Io dico ok, ricevo questo direttamente, ma il mio sforzo
è di essere nel network di connessione con te. Non importa quale comando io prendo, io inizio a vivere in questa mutua sensazione. In questa sensazione condivisa noi iniziamo a sentire la comune sorgente, emozioni che sono opposte a quelle che sentiamo in questa vita. Se in questa vita io inizio a sentire che tutta la realtà che è fuori di me è un workshop attraverso la mia attitudine, che non è niente di fisico, cioè attraverso la mia attitudine porto tutto a me, cioè sento che siamo tutti uno, come una mamma che sente il suo figlio, non, che non è qualcosa di separato, ma è parte di lei, vero amore. È questo che hanno detto i cabalisti, vedi quanto questo è un workshop, questa attitudine tra di noi è chiamata un gruppo. Perché i cabalisti dicono che ama l'amico come te stesso, se avete sentito di questa regola, perché? Perché questa è la correzione, attraverso questo noi dopo arriviamo all'equivalenza di forma col creatore, questo è perché Maslow dice dall'amore delle persone, non l'amore del creatore, attraverso il fatto che noi qui raggiungiamo questa corretta connessione qui attraverso l'equivalenza di forma iniziamo a scoprire la connessione col creatore, con le forme che guidano la realtà. Allora iniziamo a diventare diversi. E noi iniziamo ad avere una relazione con queste forze. E quindi inizio con le nostre intenzioni, e quelle intenzioni riguardo a lui. Lo si chiede proprio. In questo processo della costruzione del Masak fino alla fine della correzione accade, questa è la nostra. È difficile, cosa vuol dire che è difficile? Cos'è un Masak? Cos'è uno schermo? Mi sembra qualche tipo di eterno. Spieghiamolo al nostro livello, io non so workshop, non so niente, ancora non ho fatto ancora io learning center una volta a settimana, io studio la Kabbalah, mi prendo l'ambiente di Facebook, le lezioni, leggo qualche scritto, raccomandamento. Loro mi dicono cose diverse, gli insegnanti mi suggeriscono cose e poi io ho la luce che mi opera, non importa da dove, questo non importa, io dico che io arrivo a casa, questa è l'operazione della luce. Mi attiva il mio ego contro questo stato di connessione e noi scegliamo un ambiente. Se io ho un ambiente, il corretto ambiente, e io faccio crescere l'importanza della connessione di questi significati, loro operano in questo e questo è chiamato luce che circonda, che aumenta il tuo desiderio, il tuo punto nel cuore. In altre parole, inizia a costruire tra di noi il livello di questo schermo, una mancanza comune. Questo mi dà una forza di andare avanti al secondo semestre, andare al congresso e poi parlare con Masha e fino alla fine della correzione. C'è un processo molto speciale di cui noi parleremo largamente nel secondo ricevere, c'è un po' di c'è della connessione, all'improvviso si sveglia una reshemot e poi c'è un desiderio della spiritualità, una vera che mi porta alla saggezza della verità,
Io l'ho cercato forse prima, ma non ho raggiunto la Kabbalah. Kabbalah è la saggezza della verità in cui si sviluppa il punto nel cuore, perché c'è una connessione con la luce. Allora noi magari impariamo ad andare a un processo in cui il punto del cuore inizia a uscire fuori attraverso questa importanza e attraverso la luce lui si inizia a crescere. In altre parole, io identifico con essa sempre di più, sopra il mio ego, chi sono, che ho, quello che ho nella mia vita. Io non cancello niente, ma internamente io mi identifico sempre di più con lo scopo della mia vita, col mio modo di verso l'ottenimento di questo, che è chiamato lo scopo della preparazione, non per il bene del creatore, ma in questo processo di preparazione io incontro altri punti del cuore e noi creiamo questo comune vaso, ci ispiriamo tra di noi con quello che stiamo passando. Dopo poche settimane ognuno sentirà questa cosa. Però mica dalla Spagna dice come noi abbiamo la corretta percezione della realtà prima possibile. Come abbiamo detto, noi saremo capaci di farlo. Noi parliamo di 3, 4, 5 anni, noi possiamo raggiungere l'ottenimento, e lui a 30 anni iniziò ad ottenere la saggezza. C'è una differenza, anzi sopra l'intera saggezza della Kabbalah, diciamo la più alto livello della saggezza della Kabbalah è Asilut, e noi vediamo che la saggezza della Kabbalah non è quello che leggo nel libro. Io leggo un certo libro e se non ho lo schermo, non ho la stessa percezione della realtà, io guardo il libro e dice una mucca, un Mosè, una scimmia. Se noi iniziamo a correre, a metterci tra di noi, noi iniziamo a ricevere la influenza della luce che circonda. Se noi costruiamo questo schermo, la luce che circonda, questo livello è chiamato Sea, in piena misura, poi tutti noi insieme andiamo attraverso questa cosa che è chiamata, superiamo questa cosa chiamata Maxon, barriera. Noi ancora non abbiamo poi parlato, scendiamo nella nostra coscienza, nelle nostre sensazioni, da questo mondo alla sensazione dello spirituale mondo, e da qui, quando noi leggiamo questo libro, noi inizieremo a sentire l'influenza delle forze, specificamente dove, quello stanno parlando dei cabalisti, che sono i 125 livelli. Adesso c'è un particolare livello in cui non so quanto tempo prende, ma per raggiungere l'inizio dell'attenimento spirituale, se noi facciamo anche il più piccolo sforzo tra di noi, questo può prendere un secondo. L'intera Torah, l'intera correzione è qualcosa di facile, questo è quello che dico. Quindi c'è della Svizzera, chiedono cosa rispetto a quelli che non possono andare a workshop, loro non avanzeranno o non si possono connettere, quelli che non hanno questa fisica opportunità di andare in un workshop. No, questa è una buona domanda. Noi stiamo iniziando a entrare in una domanda pratica riguardo all'abilità di avanzare, che questo dipende dall'ambiente, eccetera, da ciò che circonda. Questa domanda è stata fatta tante volte, Rav Lightman ha risposto tante volte. Noi vi daremo una domanda dalla nostra esperienza, che è quella giusta. Perché? Per la prima volta noi prima dobbiamo dare una base, cioè uno deve essere organizzato in un modo, lui non può iniziare
un uomo può iniziare molto stretto, con tanti limiti, un gruppo di listi, con regole molto precise, non ci sarà possibilità di ottenere spiritualità, altrimenti, ma questa cosa è invertita, è cambiata molto durante i nostri tempi, una volta era così, questa è costruita sulle stesse leggi ma è aperta, siamo entrati in un periodo della correzione generale che è molto emozionante, che da un lato è molto più facile perché una grande massa di persone sono dentro questo processo insieme, non un piccolo gruppo di cabalisti che studiano una piccola stanza nera, ma masse, tante persone da tante culture e da tutto il mondo, è molto più facile, è molto più grande desiderio oggi, c'è più pensieri, più mutuo supporto, molto di più di... dall'altro lato le condizioni sono anche di unirsi come era come leggiamo nella Torah o quando andarono fuori dall'Egitto, c'era una singola nazione come un uomo solo in un cuore, che ognuno inizia a innalzare tutti quelli che hanno un cuore nel cuore, hanno portato tutti gli altri, non dobbiamo fare attenzione a che cosa mi ha dato il Creatore. Adesso, quando noi risvegliamo il cuore nel cuore, ci chiediamo dove mi ha messo, che cos'è la mia realtà, se lui mi ha messo qua, forse è la cosa migliore possibile. No, io inizio a studiare, se io sono una donna o un uomo non importa, inizio a entrare nello studio in accordo a come io inizio a sentire il mio sforzo, la mia inclinazione, il mio desiderio verso la spiritualità. Io dovrei fare qualche cambiamento nella mia vita, forse sì, forse no, qualche fisicamente di profondo e virtuale. Ma noi raccomandiamo di essere veramente meticolosi, di fare le regole, di farsi le proprie regole, che ci deve essere un bilancio con la nostra vita corporea. Quello che ci danno in questo momento è sempre quello che ci ha dato il Creatore, è al 100% la cosa più giusta nella nostra vita corporea. Provate tutto quello che potete da quello che vi diamo. Che cosa ci dà adesso? La forza della connessione, il gruppo di Facebook. Creiamo lì le buone relazioni tra di noi, abbiamo la lezione, abbiamo gli iscritti. C'è anche qualcosa che molti studenti che studiano con noi nel CLI comune mondiale, loro hanno workshop virtuali, ci sono tanti programmi, Team Talk, Sky, Hangouts, Google Hangouts, e anche il prossimo semestre noi avremo questo software e noi saremo capaci di essere tanti gruppi, di vederci tra di noi e tutto andrà bene. Voglio solo aggiungere una cosa piccola che è relazionata a se noi scompariamo o no. Noi chiedono questa cosa dall'inizio, se l'albero di scompare, no, non scompare, ma che cosa accade alla fine? Ok, che cosa succede allora lì? Ognuno ha già corretto se stesso, tutto questo mondo scompare, ognuno mette se stesso e si identifica con la rete delle relazioni, il centro appunto di relazione con il Creatore e poi non c'è più corpo corporeo, non mi identifico più con la mia pelle, non ho questa immagine più, ho un'altra realtà, è lì, solo lì la correzione inizia, la correzione finisce e inizia il lavoro, come Rav Lightman dice, tu hai corretto la tua macchina nel garage, allora inizia a guidarla, ma il cabalista non ha scritto di questo, noi dobbiamo sentirlo
perché non ci sono parole e nessun raggiungimento in questo. C'è qualche dessert, Masha? C'è molto di più, molte domande. Ma è una buona cosa stare con queste domande. C'è una domanda che si corregge, che è connessa. Ma non c'è più tempo, mezzo minuto. Che cosa fare col mio ambiente vicino che non sa niente di quello che mi sta succedendo? Che è molto ostile alla Kabbalah, questo ambiente. E questo è il mio ambiente. Cosa faccio? Posso dare una risposta a questo? Sì, buona relazione con queste, con questo ambiente, se vedono che la Kabbalah ti fa stare bene, loro vedranno che tutto va bene, che tu stai bene, questo cambierà. La Kabbalah è una scienza, e se tu parli alle persone che sono interessate di questa attitudine, ma poiché è una questione molto, domanda molto approfondita, ne risponderemo ancora. Io ho un dessert, adesso ho un dolce, riguardo a tutto quello che abbiamo detto. Scrive Baruch Sulam l'introduzione nel libro dello Zohar, no, so che questo è completamente inaccettato negli occhi di tanti filosofi. Loro non possono essere d'accordo con questo amore, loro pensano che è basso, è il centro della magnificenza della creazione, ma loro sono come un verme che è nato dentro una cosa. Lì vive, lì e pensa che il mondo del creatore è amare, è piccolo, è nero, come... Ma appena rompe il guscio, diventa una... Io pensavo, dice, che tutto il mondo era come il guscio dove ero nata, e adesso vedo che è grande, bello e meraviglioso davanti a me. Parlava di una verme che viveva dentro una larva. Quindi vedremo questo clip durante la settimana. Grazie Masha, grazie a tutti, grazie, è stato affascinante, grazie a tutti molto.